Sì, noi avevamo giocato bene anche nel primo tempo, a mio avviso, creando tante possibilità e alla prima occasione, o meglio, più che alla prima occasione, dopo l'espulsione, la squadra era molto nervosa, abbiamo preso anche il rigore contro, però dopo nel secondo tempo abbiamo giustamente ribaltato il risultato. Sì, siamo stati bravi perché abbiamo parlato a fine primo tempo nello spogliatoio di come cercare di attaccarli per metterli in difficoltà e l'abbiamo fatto nella maniera giusta e soprattutto fino al raddoppio di Marin. Penso che in un quarto d'ora abbiamo avuto 3 o 4 palle gol importantissime, tenendo conto che eravamo in 10 contro una squadra molto forte in contropiede che noi siamo riusciti ad arginare bene. Vale tanto, soprattutto perché è meritata, così come ieri ho detto che la squadra non si stava esprimendo calcisticamente al meglio in queste ultime partite. E oggi abbiamo ritrovato anche quello, poi la partita si poteva anche pareggiare alla fine, se Perugia in una mischia pareggiava, avrei detto la stessa cosa, cioè che il Pisa oggi ha giocato bene anche dal punto di vista calcistico. Sì, anche aggiungiamo la beffa al danno perché avremo 3 giocatori squalificati alla prossima partita. È un giocatore che abbiamo perso per infortunio, credo, mi auguro di sbagliarmi, ma non mi sembra che sia una cosa di poco conto. Quindi sta una partita, una giornata sicuramente negativa, una brutta giornata per noi. Quello che voglio analizzare è che magari si era andati in vantaggio, dovevamo magari evitare di infuocarla la partita perché si era in vantaggio, un uomo in più. Abbiamo commesso l'errore di magari crearci, anche perché il Pisa era già infuocato di suo e quindi dovevamo un attimino semmai congelare un po', no? Invece poi il secondo tempo ci sta il primo gol di Morutana che ci abbiamo messo anche noi del nostro secondo, un Eurogol, non gli fa niente lì, su Britannomega non conta nulla quello. Poi siamo rimasti in 10 anche noi, quindi è diventato tutto più complicato recuperare la partita. Il nostro cammino però è questo, noi ci dobbiamo salvare, siamo incappati in una giornata in cui avevamo delle difficoltà, abbiamo incontrato una squadra forte, gli episodi hanno girato comunque contro e quindi si è perso. Guardiamo avanti, ci prepariamo alla prossima partita. Ma se noi pensiamo sempre agli assenti, però secondo me non c'è. Dobbiamo essere più realisti, guardare i presenti, cioè di fare meglio con quelli che abbiamo, perché piangere gli assenti secondo me non porta a nessun tipo di giovamento. Quindi è chiaro che dispiace avere giocatori infortunati, giocatori fuori, io li vorrei avere tutti, però oggi si poteva fare il risultato lo stesso a prescindere dai tanti assenti che avevamo. Poi anche per coerenza, siccome io prima della partita non piango mai gli assenti, voglio essere coerente anche dopo, no? Quindi quando dico bisogna che chi ha questa opportunità la sappia cogliere, e oggi insomma ecco, sinceramente qualcosa da ridire soprattutto sulla ripresa bisogna ridirlo, ecco.